Allora, come vedi, quest'anno ci siamo ritrovati di nuovo l'anno scorso, come te avevo detto, e il progetto della società è stato mantenuto abbastanza, secondo me, bene. Sì. Da salvarci con me, siamo arrivati sempre in classifica. Ci siamo, abbiamo fatto un bel campionato per quello che noi avevamo intenzione di fare e ci siamo riusciti tranquillamente. Quest'anno vorremmo fare un campionato un po' di più di alto livello. Vorremmo cercare di fare qualcosa di più importante. Secondo noi abbiamo messo su una squadra all'altezza di far bene. Il nostro progetto è di cercare di far crescere l'MSP sempre un po' più alto. Se noi ci riusciamo, dopo il campo che dice la verità, noi secondo il nostro intento, assieme alla società, assieme al mister nuovo e assieme a tutti i giocatori, secondo noi faremo un bel cammino per divertirci e per cercare di stare il più su possibile. Questo è il nostro progetto che man mano negli anni stiamo crescendo. Ti voglio ricordare che l'MSP 7 anni fa è partito dalla terza categoria. In questi anni tutti gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. Noi, secondo noi, noi su di te ci contiamo tanto e se sta a te decidere oggi se vuoi far parte anche di questo progetto, se ti interessa il progetto di MSP. Farei solo se appunto la società vuole fare un progetto di un certo tipo. Ci sta, quest'anno abbiamo fatto un campionato nuovo, quindi siamo arrivati nella prima categoria, abbiamo fatto la promozione e ci siamo salvati, quindi diciamo che abbiamo centrato quello che era il nostro obiettivo. Se tu e la società mi garantite appunto che volete e vi impegnerete per fare una squadra di livello, allora ti dico, sposo il progetto MSP. Se invece non dovesse essere così, devo rifletterci perché non posso permettermi di andare a perdere un anno così. Poi succede quello che succede, però almeno voi avete le garanzie che la base della squadra sia una squadra solida. Le garanzie te le do perdonamente, come stiamo agendo sul mercato e i ragazzi che abbiamo preso, tutti i ragazzi di categoria, qualcuno anche di categoria superiore, dopo noi cerchiamo tutto l'impegno possibile per fare, dopo siete voi che andate in campo e dopo il campo dice la verità. Sì. Secondo noi come società e come staff tecnico abbiamo fatto una gran bella squadra. Sono tutti stati presi dei giocatori mirati che noi volevamo a tutti i costi, ci siamo riusciti a avere. È ritornato con l'Ormella. Sì. E questo secondo noi ci darà molte soddisfazioni. Allora, in questi giorni che prepariamo tutti i documenti dal 1 agosto facciamo un tempo 3-4 giorni e vieni alla firma finalmente. Dopo un po' di tira e molla siamo arrivati al succo. Dai. Perfetto. Grazie. Ci vediamo tra 10 giorni, ok? Grazie mille. Ragazzi, ci siamo, stiamo per dare inizio alla nuova stagione qui in MSP, signori, perché stiamo andando alla presentazione ufficiale della nuova squadra 2023-2024, signori. Al mio fianco c'è un nuovo compagno dell'MSP, lo avete già visto in tantissimi video sia sul mio canale che sul canale PRSV. Oh, Simone Pechini, signori, è proprio lui. Siamo pronti e siamo carichi per questa nuovissima esperienza. L'anno scorso lui appunto giocava nello Zola, che poi ha vinto il campionato. Quest'anno invece ha deciso di intraprendere un altro percorso e di far parte della nostra magnifica rosa, di questa corazzata che dovrà e che avrà la responsabilità di provare di arrivare fino in fondo al campionato, sperando di riuscire a arrivare alla vita eccellenza, signori. E allora andiamo direttamente a conoscere questi nuovi compagni in questa nuova avventura. Let's go!
avete sentito dei colloqui individuali, però penso che sia corretto iniziare a parlare, diciamo, tutti insieme. Una serata, vi dico, quando io faccio una serata di gente che c'è la presentazione, per me, per noi inizia la stagione a tutti gli effetti, a livello di gruppo in primis. Quindi c'è un gruppo dove abbiamo detto i colloqui, è formato da ragazze che erano qua da un po' di tempo, dove hanno fatto bene in questi anni, e ci sono ragazzi nuovi dove sono stati chiamati da noi, dalla società, insieme ai vecchi, per cercare di fare un qualcosa di fatto bene, di, diciamo, alzare il livello della competitività della Rosa per gli obiettivi che la società si è data. Questo, diciamo, l'avete sentito, ve lo ripeto. Credo che abbia lavorato bene in questo, vedete, è un gruppo numeroso, secondo noi è un gruppo abbastanza omogeneo, quindi le cose che vi dicevo nei colloqui si sono verificate, nel senso che a me piace avere una squadra che quando lavora non c'è mai niente per scontato, vi dovete guadagnare il posto, noi allenatori dobbiamo essere capaci di saper scegliere, questo lo puoi fare solo se la squadra non è formata da sette, tra virgolette, vecchi, vecchi non fuori quota, non so, i tre fuori quota adesso sono due, e poi poco altro, ok? Quindi secondo me invece siamo riusciti a fare che cosa? Che nessuno può dare niente, ripeto, per scontato, gli allenamenti saranno sempre allenamenti dove ci sarà del ritmo, e quindi anche voi avete il piacere di allenarvi, perché a volte è capitato, quelle pochissime volte, che se tu ti alleni con dei compagni che non sono, tra virgolette, della categoria, la domenica dopo non riesci a rendere perché non sei allenato. E questa è stata una delle prime cose che, quando abbiamo iniziato a parlare del futuro, io ho detto: guarda, a me non mi importano solo tre giocatori, esempio, che hanno fatto l'eccellenza e cose dove dopo non riusciamo a prendere, a me importa creare un gruppo per la categoria che dobbiamo fare, che siamo certi che tutti voi avete le qualità per farla, ma che diventa un gruppo, ripeto, numeroso. Lo intendo in questo, che quando io inizio la settimana non ho già in mente la formazione, perché ho solo quei giocatori lì. E come vi ho detto, per voi deve essere un piacere, perché se io attaccante che faccio sempre gol, sto fuori un mesennello e chi entra non è all'altezza, vuol dire che dopo tutto quello di buono che si era creato si può andare a disperdere per questo motivo qua. E noi, io ritengo che abbiamo fatto su questo un buon lavoro. Le ambizioni che ci sono, che la società ha, devono essere equilibrate. Per noi in campo, adesso, per noi in campo, deve essere equilibrato, perché non è un'equazione perfetta. L'anno scorso siamo arrivati alla fine settimi, abbiamo messo dentro quello, quello, quello e quell'altro, quindi facilmente dici dal settimo è facile andare in su. No, perché intanto bisogna creare il gruppo fatto bene anche in campo e nello spogliatoio. Girone a 18 squadre, girone che quasi sicuramente sarà diverso da quello dell'anno scorso, quindi bisogna ripartire e crearsi step dopo step, tutto dall'inizio, dai primi punti. Quindi prima facciamo i punti giusti, e avete capito cosa voglio intendere, perché è un altro campionato, ve lo metto già per iscritto adesso con tutti, di questo non mi sbaglio mai, è un altro tipo di campionato sarà. Quindi prima facciamo quello e dopo ci sono le qualità per fare altro, perché noi abbiamo investito per cercare poi di fare altro. Però se capite, io ci sono passato quest'anno senza nascondere, ve l'ho detto, noi pensavamo che mettendo dentro 3-4 giocatori dietro al Real Madrid gli stavamo dietro, vanno dietro facilmente, invece abbiamo toppato con loro e con la seconda, ed è un errore che non dovrò mai più fare, non l'avevo mai fatto, ma non posso farlo. Quindi noi dobbiamo pensare prima a vedere di che passo siamo fatti, e poi di cercare di arrivare sugli obiettivi che la società si è posta, importante, visto i sacrifici che comunque ha fatto, e cercare di accontentare noi dello Stato. E allora ci siamo! Eccoci ragazzi! Il ritorno, sempre il grandissimo bene. Ritorno di Goglio. Allora Goglio, dimmi. Ti è mancato un po', sì, siamo mancati. Mi è mancato un po' tutto quanto qua. Dai, quest'anno ho deciso di tornare perché il progetto è un buon progetto, è molto ambizioso,
quindi sono davvero contento di essere qua. E come ogni anno non gli dico i gol, okay, quante ne voglio fare. Più dai, possibile. Più dai, doppia cifra. Quella, allora, sicuramente migliorare l'anno scorso, quello sicuro. Che ne hai fatti comunque? 11. Quindi almeno superare gli 11, poi insomma 11. Vediamo fino a dove arriverò. Ma il mister lo vedo, è una persona molto preparata, diciamo, ha le idee chiare, sa bene cosa le sue intenzioni quest'anno, gli obiettivi che vuole arrivare con tutta la squadra, quindi sì, per il momento come prima impressione è bene, positivo. Va bene, positivo, ha messo subito le cose in chiaro, esatto, fin da subito l'ha detto. È giusto, ci vuole ha detto delle belle parole, molto molto preciso, concreto su quello che dici, sì, ci sta. Bella, speriamo di trovarci bene, dai, insomma. Sì. Quindi speriamo che possa, speriamo, fare a casa nostra. Siamo qua con quelli che sono i tuoi nuovi compagni. Uno è questo qua. Il portierone, come dire. Oh, allora, in allenamento dovrete allenarvi a vicenda, perché uno, certo, deve impedire agli avversari di promozione, certo, di segnare. L'altro dovrà segnare. Quindi sarà, sì, una bella sfida. Sì, sì. O no? Sarà molto stimolante. Sei pronto? Tantissimo. E poi c'è quell'altro lì che è già in vacanza. È già in vacanza. È già in vacanza. Ciao, dai. Va bene, ragazzi. Allora ci vediamo direttamente a quello che sarà poi l'inizio di questa nuova stagione. Esatto, assolutamente. O no? Esatto, esatto. E niente, detto questo, signori, vi salutiamo. Vi abbiamo appunto rivelato che rimaniamo all'MSP. Siamo pronti, carichi, siamo carichi per questa nuova, esatto, stagione. Quindi, signori, continuate a seguirci fino in fondo e ci vediamo per quello che sarà il primo episodio dell'anno prossimo. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi.